Sara, prego. Un secondo che non si riesce a... Non riesco a togliere il muto. Ok, adesso sì. L'avevo bloccato. Perfetto, adesso sì, ok. Ok, va bene, adesso mi si sente. Scusate, avevo bloccato il muto. Cioè, avevo bloccato la parola, non il muto. Buongiorno, buongiorno a tutti. E siamo tornati per la nostra, per l'ultima di queste, di questi incontri, di questo primo ciclo. E ci sarà Alessandra Umacocchi che è partita con noi, che chiude il cerchio di questi primi incontri domenicali, che dal nostro punto di vista sono stati, come dire, molto appaganti, molto gratificanti. Vedere tante persone è veramente una grossa crescita e anche un grosso modo per poi interrogarsi su come fare a dare un rimando, no? E per cui abbiamo deciso due cose. Due aspetti. Il primo, che è quello che continuiamo a ribadire in tutti questi incontri, che Nutriment ha deciso di rimanere aperta con tutti i gruppi chiusi. Li definiamo chiusi perché chiusi non vuol dire serrati, vuol dire che possono essere aperti. Per cui se qualcuno di voi avesse interesse anche solo di curiosare sul nostro lavoro o di chiedere di poter partecipare ai gruppi, potete poi andare a guardarli sui nostri social, sul nostro sito, e sono tutti gruppi che vanno sempre a declinare il nostro argomento caro, cioè le difficoltà della vita che vanno a declinarsi con un rapporto difficile con il cibo e con il corpo, che è un pochino il nostro tema. Per cui settimana prossima proseguiremo con tutti i gruppi chiusi, sempre chiusi tra virgolette, e proseguiamo anche con due gruppi aperti. Il primo vi sarà domani, che è lunedì sera alle 18, con Simona Anselmetti, che avete conosciuto in veste di insegnante di yoga. Invece domani ci porterà un tema che è quello della cura del sé, cioè come prendersi cura del sé, sempre ovviamente è uno degli obiettivi nella vita di ciascuno di noi, e in modo particolare in questo periodo. Che è vero che si sta chiudendo la prima fase dell'emergenza, ma inizierà la seconda, che non sarà semplice, non sarà semplice la transizione e non è neanche semplice non sapere bene verso dove dobbiamo andare, è un'esperienza nuova per ciascuno di noi. Per cui chiacchierando sempre con tante persone, insomma, adesso c'è l'ansia del rientro, che risulta un pochino paradossale visto che lo abbiamo come dire, desiderato tanto nelle settimane scorse. Dopodiché c'è il secondo gruppo aperto, è quello ancora della domenica. Abbiamo pensato tanto di che cosa fare, ha senso andare avanti o non andare avanti, e poi abbiamo deciso che sì, andremo avanti anche nel mese di maggio. Abbiamo organizzato un calendario che è stato pensato da tutte le persone che avete visto alternarsi in queste domeniche, e settimana prossima ci sarà Cristiana Scolaro, che è insegnante di yoga, ha una tradizione differente rispetto a quelle che avete visto fino adesso la domenica. Lei ha una tradizione che arriva dal Forest Yoga, che è sempre un tipo di yoga che si declina molto sulla yoga terapia, e Cristiana ha iniziato 5 anni fa, è stata un pochino la prima persona che ha lavorato con noi nel mondo dello yoga, per cui vi sarà settimana prossima. E poi gli altri insegnanti ve li racconteremo poi nei prossimi incontri. Cambieremo l'orario, che sarà alle 4:30, non più alle 15, che è un orario un pochino strano perché è a ridosso del pasto, però insomma è andato così. E invece da settimana prossima saremo alle 4:30. E basta, mi sembra che queste siano le cose che dovevo dire. Oggi c'è Alessandra, che ci dedicherà più tempo del solito, per cui ti ringraziamo Alessandra della tua partecipazione, e ci sarà una parte introduttiva che poi lei vi racconterà, e poi una pratica di condivisione. Per cui grazie a tutti e buona pratica. Grazie.
Ok, sto cercando di... ecco. Volevo mettere... Alessandra, riesci a togliere il muto? Ok, adesso sì. Ok, grazie. Benvenuti a tutti quelli che sono qua oggi, bentrovati a coloro che ho già conosciuto nel precedente appuntamento qui a Nutrimente. La lezione che ho pensato oggi, un po' di chiusura di tutto il ciclo, si chiama, l'ho intitolata Chakra, Vortici di Vita. E vorrei dunque fare una piccola premessa, in modo che possiamo entrare dentro questo mondo dei corpi sottili, come si dice nel linguaggio yoga, capire cosa sono questi chakra, svincolarli un pochino dalla divulgazione un po' di massa che è stata fatta rispetto a questo argomento. Allora spero che non vi dispiaccia seguire con me alcune slide che ho preparato per voi. Sarà molto breve. Sono certa che molti di voi sanno quanto è antica la disciplina dello yoga. 3.000 anni prima di Cristo, probabilmente. A questa data risalgono alcuni reperti che sono stati ritrovati nella valle dell'Indo. Il gioco della vita vuole che ho preparato un PDF, ma con questo share screen non funziona, quindi dovrò riaprire ogni volta il mio documento. Eccolo qua. Questa è la valle dell'Indo, siamo nella parte nord-ovest dell'India, vedete nord, lì dove c'è questa grande insenatura, qui c'è il fiume Indo e qui circa, sto parlando di 7-8 mila anni fa, si instaura una cultura molto interessante che poi va a mescolarsi circa 3 mila anni fa con una cultura oriunda, quella degli Ari, e ne sorge un raffinatissimo mondo di idee e di concezione del senso della vita. Concezioni molto particolari che hanno dato luogo a quello che oggi si chiama yoga, che sono state scientificamente provate oggi. Ecco, queste sono alcune delle reperti archeologici che sono stati ritrovati nella valle dell'Indo e che datano appunto di circa 5.000 anni fa. E vedete come già le figurine richiamano una nota posizione che noi assumiamo quando pratichiamo lo yoga. Lo yoga mette a punto tante tecniche, tanti modi, tante riflessioni per capire il senso della vita, molto sostanzialmente, non soltanto la vita nostra individuale, ma anche la vita in sé, no? Quella dell'universo di cui facciamo parte. E tra le tanti concetti che mette in campo, è un concetto estremamente moderno, quello di energia. Estremamente moderno, dico, perché a partire da Einstein in poi, per arrivare poi alla fisica nucleare e da qui alla fisica quantica, e probabilmente ci sono sviluppi ancora più recenti, anche la scienza occidentale ha riconosciuto, come gli yogi affermavano, che tutto è energia, tutto è capacità di movimento, tutto è capacità di vibrare. Pertanto tutto è energia, sia questa immagine che vediamo, sia la mia voce che esce, il mio pensiero che deve elaborare quello che devo dire, ma è ugualmente energia il cuscino sul quale siamo seduti, il pavimento sul quale siamo. Stiamo parlando di energie a diversi livelli di frequenza. E non dimentichiamo che è stato per esempio scientificamente provato che il cuore è l'organo che ha il campo magnetico più grande di tutti i nostri organi, e che si estende fino a 3 metri di diametro, il cuore. Quindi ci sono tante forme di energia, come appunto i campi magnetici, che noi non riusciamo a vedere, ma esistono. Esistono. E
Gli yogi, gli antichi maestri, hanno elaborato una teoria dell'energia cosmologica e anche una teoria dell'energia così come si muove nel corpo umano. Questa è una rappresentazione in basso rilievo dell'età medievale, quindi post-cristiana, in cui vengono disegnati tutti i canali di energia attraverso i quali scorre l'energia, la forza vitale, il soffio vitale nel nostro corpo. E vedete che loro avevano capito che non solo ci sono, c'è energia che scorre dentro il corpo, ma anche intorno al corpo. Mi rifaccio proprio a quella idea, la più semplice che possiamo noi comprendere, del campo magnetico. Tanti canali di energia invisibili, li chiamerei direzioni della nostra forza vitale. Ci sono delle direzioni ben preconfezionate, predeterminate della nostra energia vitale, canali che non possiamo vedere. Ma guardate una cosa interessantissima: se noi andiamo a sovrapporre questa mappa dell'anatomia, della fisiologia dei corpi sottili dei maestri yoga e la compariamo con il sistema nervoso, troviamo una incredibile sovrapposizione. È come dire che il sistema nervoso è un po' quella rete di cavi elettrici che trasportano un'energia, perché il sistema nervoso, il nostro sistema nervoso si muove per impulsi bioelettrici e l'energia non è che quell'impulso bioelettrico, giusto? Ora, avevano sentito i grandi maestri che da laddove più canali di energia andavano a intersecarsi in determinati punti, lì c'era un vortice di energia, lì c'era un bivio, lì c'era un crocevia dove l'energia era più intensa, era più potente. E guarda caso, quando andiamo a sovrapporre questa mappa di tutti questi incroci, troviamo una corrispondenza molto vicina tra i cosiddetti chakra, questi crocevia dei canali di energia, con i plessi del sistema nervoso. Quindi stiamo parlando delle stesse cose di cui parla la nostra scienza, ma utilizzando un linguaggio completamente diverso. Dunque, cosa sono i chakra? I chakra sono quei luoghi in cui una o più correnti di energia all'interno del corpo si incrociano, si assemblano insieme, formano un vortice. La parola chakra significa vortice, significa ruota. E ve ne sono di questi chakra, tanti nel corpo, ve ne sono due, ve ne è uno importante anche nel centro, nei palmi delle nostre mani, ma i sette più importanti sono posizionati, magari li vediamo meglio qui, sono posizionati lungo la colonna vertebrale 5 e 2 nella testa, nel cervello. E soprassiedono, così come i plessi solari, soprassiedono all'esecuzione di determinate funzioni organiche, quindi le funzioni dei nostri apparati interni, le funzioni dei nostri organi, ogni chakra, lo andremo a vedere poi durante la pratica, ma i chakra nel sistema yogico significano un pochettino di più di quanto la scienza abbia considerato appunto scientifico, perché al di là del meccanicismo della funzione di ciascun chakra, i chakra mantengono un aspetto che chiamerei psicologico, emozionale, di approccio alla vita, di qualità della nostra vita, del nostro vivere. Pertanto, ogni chakra è abbinato sia a una serie di organi, ma anche a una serie di emozioni, a una serie di stati. Cosa che in realtà probabilmente faceva parte della nostra medicina prima che arrivasse nel Settecento l'idea di scientificizzare in laboratorio tutto, perché noi ancora diciamo mi scoppia il cuore dall'amore, no? E quindi combiniamo, compariamo l'organo, mettiamo insieme l'organo del cuore, lo rappresentiamo come organo dell'amore. Ugualmente diciamo spesso mi si rode il fegato dalla rabbia e quindi abbiniamo il fegato al sentimento rabbia, piuttosto che me la sono fatta addosso dalla paura e quindi le funzioni escretorie dalla sensazione, dal sentimento paura.
L'idea del chakra mantiene tutto questo e per questa ragione è interessante lavorarci sopra, non perché dobbiamo aderire ad uno schema che è più valido di un altro, che questa idea, che questa rappresentazione ci serva come specchio per ascoltarci, per sentirci, per riflettere su noi stessi. D'altronde, come dicevo prima, le varie scienze dicono la stessa cosa. E se questa è la rappresentazione della Kundalini, che è la forza, la potenziale di forza che abbiamo dentro di noi, del quale solo pare un 3% viene espresso nella nostra vita reale, abbiamo un potenziale immenso ed è rappresentato questo potenziale, vedete, da un serpente che si avvoltola intorno alla colonna vertebrale. Vedete, questi simboli sono i 7 chakra, quindi questa è la nostra forza vitale e guardate qual è il simbolo della medicina. Quindi vediamo che vedete che siamo molto vicini e su tutto questo proviamo ora a lavorare non tanto a livello mentale, razionale, logico, ma a sentire. E ringraziandovi della vostra pazienza, vi prego ora di portarvi sul vostro tappetino, sulla vostra postazione e procurarvi, parlerò un po' lentamente per darvi il tempo di procurarvi possibilmente 3 cuscini, se vi fosse possibile. E se sono dei cuscini quadrati da salotto, che siano agilmente piegabili in due, perché ne avremo bisogno durante la pratica, vi sarà utile avere anche con voi una copertina, quindi 3 cuscini ed una copertina per voi. Su uno dei cuscini andiamo a sederci se le ginocchia sono delicate. Gli altri cuscini li posizioniamo sotto le nostre ginocchia. E dopo tutte queste parole, spendiamo un attimo di tempo per sistemare il corpo. Sentire una base solida, il nostro appoggio del bacino sul cuscino, le nostre gambe rilasciate verso il basso. Espiriamo come piacevolmente sprofondando dentro questa base del corpo, così da lasciare libera la colonna di erigersi leggera verso l'alto. E sentite al prossimo inspiro che il petto si espande, che le spalle e le scapole si rilasciano verso il basso. La nuca sembra assottigliarsi, la testa diventa leggera. Muoviamo la consapevolezza sul fluire del respiro. Restiamo un minutino in silenzio. Ad ascoltare. E se muovete la consapevolezza in fondo al grembo, trovate il pavimento pelvico, una sorta di amaca di muscoli che sorregge tutti gli organi addominali. Il
Portate la consapevolezza in questo luogo profondo. Immaginatelo, se non lo trovate. E questo è il primo chakra, al centro. Il suo elemento è la terra. La sua qualità è il radicamento. E poi saliamo mentalmente o immaginiamo di salire lungo il lato anteriore della colonna e ci fermiamo appena sopra lo suo sacro, sotto l'ombelico, sul lato davanti della colonna. E qui c'è il secondo chakra. Il suo elemento è l'acqua. La sua qualità è la gioia. E saliamo ancora un po' più su. E ci fermiamo dietro l'ombelico. E qui c'è il terzo chakra. Il suo elemento è il fuoco. E la sua qualità è la forza. E saliamo ancora lungo la colonna e ci fermiamo appena dietro il cuore. Il quarto chakra. Il suo elemento è l'aria. La sua qualità è quel tipo d'amore che non si aspetta nulla in cambio. E saliamo ancora alla base della gola. Il quinto chakra. L'elemento è l'etere. La qualità è la libertà di espressione. E saliamo ancora. Ci fermiamo al centro del cervello, in corrispondenza del punto fra le sopracciglia. Il terzo occhio. L'occhio che vede quello che l'occhio fisico non riesce a vedere. Infine, in cima alla testa, il settimo chakra, indefinibile, innominabile, è l'aureola dei santi, la capacità di essere beati. E ora, con un respiro morbido e leggero, scorriamo lungo la colonna e la testa, salendo e scendendo, dal pavimento pelvico fino alla fontanella. E poiché i sette chakra sono tradizionalmente rappresentati come dei fiori di loto, immaginiamo allora che la nostra colonna sia un ramo con sopra i sette meravigliosi fiori, che col respiro, come fosse una brezza, andiamo ad aprire, schiudere, spalancare. E approfondendo il respiro cominciamo anche a muoverli col corpo, delicatamente, dolcemente, senza farli cadere. E inspiro, posso inarcarmi portando il petto in avanti, prendo la gola,
Espiro, posso guidare indietro l'ombelico, ingobbirmi. E poi di nuovo arriva un altro inspiro e mi largo ancora, senza farli cadere. Poi lasciamo che questo momento movimento si attenui. Se avete usato i cuscini, li togliamo, li portiamo ai lati del tappetino. Mani davanti a noi, solleviamo i glutei. Portiamo indietro i talloni, andiamo a sederci sui talloni con le ginocchia aperte, i pugni a terra, i pollici a terra, le braccia distese. E ancora, avanzo con l'ombelico, apro il petto, apro la gola e indietreggio con l'ombelico, mi imbarco. E ancora sciolgo ogni blocco, ogni ostruzione che possa chiudere, creare ostacoli al libero fluire della nostra energia, il prana. Nella colonna e attraverso i chakra. E poi, palmi a terra, allontaniamo un po' le ginocchia, avambracci a terra. E ancora, inspiro in arco, espiro in gobbisco. Diverse posizioni per lo stesso movimento. Senza far cadere i fiori di loto. E poi sulle mani. Inspiro in arco. Espiro in gobbisco. E respiro guida il movimento. Quando ci ritroviamo nell'arcuazione, puntiamo le dita dei piedi, spingiamo bene la base delle dita delle mani a terra in avanti, solleviamo le ginocchia, glutei in alto e indietro, talloni verso il basso, liberi i movimenti in questa posizione, distendendo il campo della schiena, creando spazio. E poi fermiamo i liberi movimenti, iniziamo a camminare con le mani verso i piedi. Rilasciamo la testa, il busto e le braccia verso il pavimento. E poi premendo dai piedi con le gambe leggermente aperte, inspirando lentamente. Apriamoci, risaliamo, braccia si aprono lateralmente, in alto, guardo in alto. Ed espirando, mani giunte al cuore. Sciogliamo le braccia e ci portiamo in cima al tappetino. I piedi sono uniti o leggermente separati ma paralleli. Sento l'appoggio saldo, morbido delle piante dei piedi a terra. Sento i pieni e vuoti dell'appoggio dei piedi a terra. Espiro attraverso le gambe e i piedi e mi staglio verso l'alto, leggera. Con un movimento lentissimo, quasi a rallentatore, porto le mani giunte davanti al chakra del cuore. E le distendo in avanti e in alto, radicandomi e stagliandomi ancora. Afferro con la mano destra il polso sinistro.
Ancora inspiro un allungo e tiro questa mano a destra in una flessione laterale. Immaginate i fiori sul ramo della vostra colonna. E torniamo. E dal centro cambiamo lato, inspiro, mi radico, mi allungo, espiro, mi fletto lateralmente dall'altro lato. E sciolgo la presa delle mani, le braccia vanno leggermente indietro, oltre le orecchie. E con le gambe leggermente flesse o distese, muovendo dai fianchi, schiena piatta, apro le braccia lateralmente e scendo. Non scendo fino in fondo, giusto la testa, le braccia, le mani, il busto fin dove arriva. Poi piego di nuovo le gambe e mi risollevo come crescendo. Passo indietro con la gamba a sinistra. E con le mani respingo la paura, mentre i piedi stirano il tappetino in direzioni opposte. Sciogliamo la posizione delle braccia, volgiamo il busto verso il basso, raddrizziamo il piede dietro, le mani a terra e i lati del piede davanti. Il piede dentro scivola indietro, il ginocchio posteriore a terra. Il cavaliere. Respiro in una comoda posizione, senza mai forzare. Prendo poi un bel respiro, premo sulle mani, sposto indietro il piede davanti, glutei in alto indietro, stiro bene e ginocchia a terra. E inspiro in arco la colonna, espiro, ingobbisco la colonna. Continuo ancora da un lato e dall'altro. E potete continuare questa pratica oppure gomiti vicino al busto, avanzo con il busto, petto e mento a terra, glutei sollevati e scivolo abbassando l'addome, salendo in un bel cobra e tutti ci spingiamo di nuovo nel cane a faccia in giù. Talloni verso il basso, glutei in alto e indietro. E camminiamo con le mani verso i piedi. Sentiamo la gravità che attrae verso di sé la nostra testa. E pieghiamo leggermente le gambe, guardiamo in avanti, apriamo le braccia, spingendoci dai piedi e risorgiamo. Ci distendiamo, braccia in alto, inarchiamo da dietro il cuore ed espirando le mani giunte davanti al cuore. Sciogliamo le braccia, se avete il piacere, socchiudete gli occhi. Ascoltate la vibrazione, lo stato energetico, come state, cambiato? È uguale. Quali sono le sensazioni che vi attraversano? Che sono fisiche, mentali, emozionali insieme. E ora ci giriamo dall'altro lato del tappetino, cambiamo prospettiva. Un altro punto di vista. Ma siamo sempre qui, nella posizione di Tadasana, la montagna, noi con i nostri chakra ben allineati. E ci prepariamo a un secondo ciclo di questo saluto al sole modificato e lentamente, dando un senso, il senso che ognuno di voi vuole a questo movimento, riportiamo le mani giunte al cuore e le distendiamo in avanti e in alto e afferriamo un pugno, ci allunghiamo, ci flettiamo e torniamo, cambiamo polso e ci allunghiamo e ci flettiamo e torniamo, rilasciamo le mani e le braccia indietro, oltre le orecchie.
Riallineiamoci e apriamo le braccia, scendiamo guidando col cuore la gola. Fin dove ci porta il respiro, senza forzare. E pieghiamo le gambe, prendiamo dei piedi, risaliamo, guardiamo fermi davanti a noi, la gamba destra bene indietro, è il gesto che respinge la paura. Le braccia si sciolgono, le mani a terra, i lati del piede davanti, scivolo con la gamba indietro, dal ginocchio a terra, distendo la nuca. E premo sulle mani, addho Mukha Svanasana, il cane faccia in giù, glutei in alto e indietro, talloni verso il basso, e ginocchia a terra. E inspiro in arco, espiro in gubbio. E così dondolo il mio ramo con i miei 7 preziosi chakra. E potete continuare in questa pratica o petto mento a terra e scivolo in un bel cobra che sale da solo e mi spingo in un bel cane e osservo il campo spazioso della mia schiena. Camminiamo con le mani verso i piedi, rilasciamo tutta la parte alta del busto. Riflettiamo leggermente le gambe, il busto si porta parallelo al pavimento e premo dai piedi, inspiro, apro le braccia, e di lato, e in alto, e in arco, ed espiro mani giunte al cuore. Sciolgo e ascolto. Cosa è cambiato nel livello della mia forza? Il mio livello vibrazionale, il mio sentire, che non so dire se è più fisico, più mentale, più emozionale, perché è tutto quanto insieme. E mi giro di nuovo, tornando nella posizione di partenza, e osservo questo nuovo punto di vista. Questa nuova visione che si staglia davanti a me e io sono sempre la stessa. Questa idea di sentirmi sempre la stessa, radicata, del terzo chakra, del primo chakra. La forza nei piedi, nelle gambe, nel pavimento pelvico, la forza della nostra base, la nostra radice, proprio come un albero. Se le radici di un albero sono forti, nessun vento lo potrà spezzare. E allora diveniamo alberi. Sentiamo bene le nostre radici attraverso i piedi morbidamente distesi. Fissiamo fieri un punto d'attenzione davanti a noi. Fieri e saggi. E spostiamo tutto il peso sul nostro piede destro e sulla gamba destra. Attiviamo bene la rotula, attiviamo bene il quadricipiti. La gamba forte e andiamo con l'altra gamba in punta di piedi e apriamo l'esterno ginocchio. Possiamo appoggiare il tallone alla caviglia. O magari appoggiare il piede sull'avampiede opposto, sempre avendo cura che si disegni questa apertura di anca. Oppure possiamo sollevare un po' il piede e tenerlo contro la caviglia, o contro il polpaccio, o stringere i glutei e portarlo all'interno della coscia. Forte il ginocchio, morbidamente radicato il piede, forti le radici, il tronco e il cuore dell'albero pulsa,
Lasciatevi crescere i vostri rami. E fermatevi in qualsiasi posizione vi dia il senso della padronanza di voi, del governo delle paure. Ci sono. Lentamente sciogliamo le braccia, sciogliamo la gamba. Sentiamo la diversità di sensazioni tra una gamba e l'altra. Ora con molte meno parole, ti guiderò per grandi tratti nella pratica dall'altro lato. Radicate il piede sinistro. Stendetelo, sentite. E poi l'altra gamba che è il primo ramo che cresce. Dovunque vogliate che cresca. Ginocchio forte. Fissate il vostro punto visivo, visuale davanti a voi. Non togliete la concentrazione visiva su quel punto. Sentite il pavimento pelvico risucchiarsi un pochino in alto e diventate albero, forte, ignaro delle sciocchezze degli uomini. E lentamente lasciate sciogliere i rami. Ascoltate, riportando a terra il piede. Mantenete ancora attive le gambe, i muscoli contro le ossa. E ancora risucchiate un pochino il pavimento pelvico in alto, come quando dovete bloccare un po' il flusso della pipì. Sentite come siete più forti. Apriamo un po' le gambe. Cominciamo ad ondulare. Ad ammorbidire questa terra che ci è sostenuta. E andiamo verso un altro elemento, l'acqua. E appoggiamo le mani sulle cosce. Cominciamo ad ondulare a destra e a sinistra. Il respiro ci accompagna. Ed è come se il bacino fosse un catino pieno d'acqua. Adesso noi lo mandiamo da un lato e dall'altro quest'acqua, perché la vogliamo ripulire. E se le vostre ginocchia possono, cominciate a scendere sempre un po' di più. E se non possono, restate in piedi fin dove vi è concesso. E se invece potete scendere ancora un po' di più. E sentite come il pavimento pelvico, il luogo del primo chakra, si distende. E cominciate a sentire anche come l'osso sacro comincia ad appendersi verso il basso. E forse per sentirlo dobbiamo tenere la posizione statica, se lo volete. E allora i talloni possono cadere a terra. Oppure potete restare con i talloni sollevati e le mani a terra. E rilasciare tutto il peso dell'osso sacro verso il basso, mentre il petto è aperto e la nuca è distesa. E se questo è troppo forte per voi, con l'aiuto delle mani potete sedervi a terra e tirare le tibia verso di voi con le gambe ben aperte. Concentrazione sopra l'osso sacro. E poi tutti, con l'aiuto delle mani, ci portiamo seduti a terra, con le gambe ancora aperte. E questo è il momento in cui abbiamo bisogno di due cuscini. E se sono cuscini quadrati, li piegheremo perché vi si appoggino sopra le ginocchia. Congiungiamo le piante dei piedi. Rilasciamo le ginocchia aperte. Con l'aiuto delle mani dietro di noi, pian piano, andiamo a distendere la schiena. Pian piano.
Rilasciamo la schiena a terra. Distendiamo le braccia oltre la testa. E cominciamo a basculare il bacino in avanti e indietro. Come a schiacciare l'ombelico verso la terra e poi a sollevarlo e portare il pube in avanti. E godetevi questi micro movimenti. Lasciate che ne emerga una piacevolezza. Mobile, frizzante, trasparente, luminosa, leggera. Attivate l'acqua nel catino del vostro bacino. Poi vi fermate. Assicuratevi di non avere disagi nelle gambe, se così fosse, un supporto maggiore sotto le ginocchia. Semplicemente portate la brezza del respiro in corrispondenza con la regione sacrale, muovendo le acque del secondo chakra con respiro. Questo è il luogo della disponibilità, della capacità di costruire relazioni affettive, familiari, amicali, salde. Questo è il luogo in cui possiamo ripulirci dalle irritazioni, dai dispetti, dalle isterie. Questo è il luogo della casa. Il luogo dell'adattabilità. Come l'acqua che non ha forma, ma assume la forma di ciò che la contiene. E affiora una grande gioia. Se ci state dentro, affiora una grande piacevolezza. Ma andiamo avanti nel nostro viaggio e al prossimo inspiro solleviamo le ginocchia, portiamo i piedi a terra ai bordi del tappetino, quindi piuttosto distanti, apriamo bene le braccia e iniziamo ad ondulare le ginocchia da un lato, aprendo bene il fianco e poi dal centro di nuovo dall'altro lato. E ognuno col suo ritmo. Inspiro al centro, espiro dall'altro lato, nutrendo piacevolezza. Allo stesso tempo stiamo cominciando a salire verso il terzo chakra, dietro l'ombelico, nel luogo del fuoco. Allora possiamo magari a ogni volta che le ginocchia vanno da un lato espirare con più vigore, lasciarle andare sempre con rispetto. E ci fermiamo al centro, ci abbracciamo le ginocchia al petto, solleviamo la testa, sentiamo la forza della regione dell'ombelico e con o senza l'aiuto delle mani ci riportiamo in piedi. Schiena eretta, mani sotto le cosce, tra le cosce e il retro delle ginocchia. Schiena ben distesa, spalle basse, nuca allineata. Fissiamo un punto d'attenzione davanti a noi. Troviamo l'equilibrio sollevando un po' i piedi. Il fuoco nell'ombelico. La nostra scienza parla anch'essa di plesso solare, di fuoco gastrico. Questo è il luogo in cui la materia diventa movimento. E allora
Diveniamo il mantice di questo fuoco, che è il fuoco della nostra forza interiore. Espirando dal naso con delle raffiche vigorose, avviciniamo le ginocchia al petto. L'inspiro automatico, l'aria entra da sola, esattamente come in un mantice. Proviamo insieme. E ci fermiamo, restiamo ad ascoltare seduti il calore che si sprigiona dallo stomaco, dall'ombelico, dai reni. Questo è il luogo in cui possiamo sviluppare la capacità di incidere su noi stessi, avere e tirar fuori il potere su di noi, non per prevaricare, perché esprimerci al massimo delle nostre potenzialità. E allora, ancora una volta, se lo volete, mani sotto le ginocchia, e ci fermiamo, e accogliamo ancora questo fuoco, questo coraggio, la forza della trasformazione. Ma lo sentite ora che questa energia vuole come espandersi verso l'alto? Vuole come riempire tutta quanta la cavità toracica? Lì c'è il cuore. Il cuore è il campo magnetico più ampio di tutti gli organi del corpo. Il cuore è l'organo più potente che abbiamo. La sua energia va oltre la distanza delle nostre mani. È l'energia dell'amore, l'amore come motore della vita. L'energia, quell'amore che fa sorgere il sole ogni mattina, fa spuntare un germoglio da un seme. Portiamo le mani a terra davanti a noi, solleviamo i glutei, ci portiamo sulle ginocchia, glutei sollevati, dita dei piedi puntate, potete portare una copertina sotto le ginocchia e ci stagliamo davanti a noi. La consapevolezza nel petto. E portiamo le braccia dietro di noi e intrecciamo le dita delle mani e proviamo ad avvicinare i polsi mentre distendiamo le braccia e sentiamo le scapole strizzarsi e lo sterno aprirsi e le braccia distendersi. E mentre l'ombelico, mentre le anche vanno in avanti, l'ombelico sale. Il petto sale, le mani salgono. E lasciamoci strizzare senza timore. Rompiamo le gabbie del cuore. E la nuca può restare allungata, lo sguardo in avanti o in alto, o se vi piace, leggermente indietro, ma sollevate le vostre braccia per non scollassare sulle vertebre. E poi lasciate la presa delle mani, le braccia salgono da sole, fin dove volete, e accogliete tutto ciò di cui avete bisogno. Poi, piano piano, rilasciamo queste ali verso il basso. Andiamo a sedere i glutei tra i talloni. Chiudiamoci nella posizione del bambino, a onorare questa gemma, il cuore, al nostro interno. E poi risaliamo un po' con il busto e se avete male le ginocchia potete sedervi su un cuscino. Ma la sentite che questa energia del corpo, del cuore, vuole salire alla gola?
E la gola è un po' una strizzatura tra mente e cuore, sentimento e ragione. Liberiamo questo canale della gola. Alla sua base c'è Vishuddhi Chakra. E vi prego allora di sedere da un lato a terra, di stendervi, pian piano. Sollevare le gambe, allungarle verso l'alto, afferrarle dove arrivate, che sia ai polpacci, dove potete arrivare, non importa dove, dietro le ginocchia, alle caviglie, alle dita dei piedi. Sentite ancora la gola. Stabilizzatevi bene. E al prossimo inspiro, forza nelle braccia, sollevate la testa. Stringete bene il mento contro la gola e spingete con le mani le gambe e ancora il mento contro la gola. E potete restare così o anche piegare le gambe se preferite, oppure intrecciare le dita delle mani dietro la testa, avvicinare i gomiti e spingere ancora di più il mento verso la gola. E strizziamo via tutte quelle parole che avremmo voluto dire che non abbiamo detto. Quelle parole che abbiamo detto che ci sono uscite male. Strizziamo via le nostre inibizioni, le false apparenze, ciò che non ci corrisponde. Strizziamole via dalla gola. E poi lentamente riportiamo la testa a terra. Sciogliamo le braccia e riportiamo i piedi a terra. Prendiamo un cuscino, se quadrato lo chiediamo in due, e lo posizioniamo sotto le nostre scapole. Andiamo a distenderci, a appoggiare la testa a terra. E adesso liberare la gola. Ampia, pulita, spaziosa. Per respiri profondi, inspiro addome, torace, clavicole, espiro clavicole, torace, addome. E potete restare qui o se vi fa piacere, portiamo le mani sotto i glutei con i palmi a terra, ma le braccia distese pur sentendo l'appoggio degli avambracci a terra. E spingiamo sui gomiti, solleviamo il petto, allunghiamo la nuca, portiamo l'apice della testa a terra, spalanchiamo la bocca, rilassiamo la mandibola, schiudiamo la bocca. Lasciamo che questa energia dalla gola cominci a gocciolare e a scivolare con un filo d'olio nello spazio tra le sopracciglia. Tutta la consapevolezza si porta nello spazio tra le sopracciglia e dietro agli occhi. E al prossimo inspiro solleviamo la testa, pieghiamo una gamba e poi l'altra, sfiliamo il cuscino da dietro di noi. Riportiamoci seduti, magari sul cuscino, magari con gli occhi socchiusi, se non aperti guardando un punto all'infinito o completamente chiusi. Facciamo qualche spontaneo movimento del collo che ci aiuti a ristabilire gli spazi. E poi attendiamo che le vertebre cervicali si allineino sull'altra, l'una sull'altra. Ci appendiamo a questo spazio luminoso tra le sopracciglia, dietro gli occhi. E sentiamo
la cintura degli occhi intorno alla testa. E respiriamo mentalmente o immaginiamo di respirare dentro il terzo occhio. E mantenendo così rilassati gli occhi, con gli occhi aperti o chiusi o socchiusi, portiamo lo sguardo in alto, come a vedere un mondo nuovo. Come aprissimo gli occhi per la prima volta, cominciamo a scorrere lo sguardo in senso orario, lungo i bordi di un cerchio. Come vedessimo il mondo per la prima volta, senza forzare. Fluidità, lentezza, ampliando il campo visivo, il campo di coscienza. E quando lo sguardo torna di nuovo in alto, lo riportiamo al centro, chiudiamo gli occhi, un grande inspiro attraverso gli occhi, espirando rilassiamo gli occhi. Di nuovo, come aprissimo gli occhi alla vita per la prima volta, lo sguardo va in alto e comincia a muoversi in senso antiorario, ampliando le possibilità di vedere. Vedere fuori di noi, vedere dentro di noi, in un campo luminoso. Quando lo sguardo torna di nuovo in alto, lo riportiamo al centro, chiudiamo gli occhi, un grande inspiro attraverso gli occhi, espirando rilassiamo tutto il corpo, mantenendo gli occhi chiusi o socchiusi, aperti se ne avete bisogno, sfreghiamo vigorosamente i palmi delle mani, i chakra delle mani, e scopriamo, senza darlo per scontato, come miracolosamente si crea un calore tra le mani. Se non lo sentite, sfregate più forte. E più forte. E quando il calore è sufficiente, andate a portare i palmi a coppa sugli occhi. I palmi, non le dita. Chiudere la luce fuori, senza schiacciare le palpebre. Se volete, potete aprire gli occhi e assorbire questa energia calda, amica. E quante cose vedete con gli occhi chiusi dai palmi. Potete sentire tutta la vita. E poi chiudiamo gli occhi, scivoliamo coi polpastrelli sulla fronte, un piccolo massaggio sulle palpebre, sugli archi sopraccigliari. Poi portiamo le mani sulle ginocchia, pollice e indice si tocca. Dove siete? Come state? Se un pensiero disagevole arriva a distrarvi, non reagite. Inframettete una stanza di luce tra voi e quel pensiero. Ultima pratica. Siamo saliti in alto. Arriviamo alla fontanella. Vi prego ancora di togliere il cuscino, portarvi sulle vostre ginocchia, senza disperdere questo stato che abbiamo costruito. Pian piano ci accucciamo e proviamo a posare la fronte a terra, o verso terra o appoggiata sui pugni sovrapposti, sentendo questa energia del terzo occhio che sale verso la fontanella. I palmi sono a terra, i lati della testa
Solleviamo i glutei. Le braccia formano una sorta di angolo retto con gli avambracci. E proviamo a trovare il punto in cui la puntanella può sfiorare il tappetino. E iniziamo, senza creare pressione sulle vertebre cervicali, un pochino a dondolare in avanti e indietro, massaggiando la parte alta della testa. Se avete bisogno di lasciare questa pratica, riportatevi senza disturbarla nella posizione del bambino. Oppure potete continuarla, oppure potete sollevare i piedi, afferrare le vostre caviglie. Continuare con le mani che afferrano le caviglie sollevate. Massaggiare la punta. E poi, mantenendo la testa a terra, riportiamo i piedi a terra. Le mani sono sempre a terra e con gli occhi chiusi o socchiusi, vi prego, col movimento più lento di tutta la lezione, solleviamo piano piano la testa, tornando a sedere. Come se avessimo una sfera di cristallo numerosissima sulla testa e non possiamo farla cadere. Non possiamo farla cadere, perché quello è il segreto della nostra vita. Non possiamo farla cadere mentre ci riportiamo eretti, sui talloni, su un cuscino. Anche se dobbiamo cambiare posizione, restiamo qui con tutta la nostra presenza sopra la testa. Occhi chiusi o socchiusi o aperti, guardiamo in alto. Cos'è questa energia che ci connette in tutto? Sarà bellissimo pensare che stava dentro di noi. Non abbiamo fatto altro che portarla fuori. Portiamo le mani giunte al cuore. Gratitudine. Senza ancora disturbare questo stato. Scegliamo la posizione, ci prepariamo per un rilassamento profondo, distesi sulla schiena con la testa verso di me. Posizionate pure un cuscino sotto le ginocchia, se la schiena ha bisogno di supporto. E se sentite che il mento sale troppo, potete posizionare un cuscino sotto la testa, una copertina sotto il collo, e poi vi coprite, senza disturbare lo stato che abbiamo costruito. Vi prego di osservare il corpo fisico. Se vi sono delle sensazioni fisiche che vanno assecondate, fatelo. Magari accomodando il corpo in una posizione diversa. Magari facendo dei movimenti di scioglimento di alcune parti del corpo. O anche solo strizzando i muscoli di quella parte del corpo e rilasciandoli. Ancora una volta, tutti insieme. Inspiro e stringo forte i pugni e strizzo tutti i muscoli del corpo e tendo le braccia e tendo le gambe e sollevo un po' le braccia, un po' le gambe, un po' la testa. Apro la bocca e rilascio espirando. E ancora una volta inspiro, strizzo tutti i muscoli del corpo senza unire le gambe, le sollevo così le braccia, così la testa, così le spalle, trattengo finché voglio e rilascio.
e mi accomodo ancora. E senza più muovere nessun muscolo del corpo, mentalmente rilasso i piedi, le caviglie, i polpacci, le ginocchia e le cosce. Rilasso le mani, i polsi, gli avambracci, i gomiti, le braccia superiori e le spalle. Le quattro arti sono come ancore che ti stabilizzano. Stabilizzano il tuo corpo galleggiante. E con il prossimo inspiro ammorbidisci il bacino e l'addome. La vita, la cavità toracica, con il cuore al centro, gli organi della gola. Scivoli poi alla base della colonna, sali attraverso la schiena. Inizia a percepire i pieni e i vuoti dell'appoggio del tuo corpo al suolo. E dal coccige inizi ora a salire. Ti fermi al centro del pavimento pelvico in corrispondenza della proiezione del tuo coccige, la punta dell'osso sacro. Qui lasci andare ogni paura e accogli il coraggio. E sali lungo la colonna e ti fermi appena sopra l'osso sacro, sul lato davanti. Questo è il secondo chakra. Qui lasci andare le tue ansie e accogli piacevolezza. E sali ancora. Ti fermi dietro l'ombelico. Lasci andare la rabbia e la frustrazione. Cogli la forza che ti trasforma. Sali ancora e ti fermi dietro quella piccola cavità che c'è dietro il cuore. Rilascia la memoria delle sofferenze. Accogli gratitudine. E sali ancora e ti fermi dietro la gola. Rilasci i tuoi blocchi. Accogli creatività mentale, chiarezza mentale. E sali nel punto fra le sopracciglia, ma più in profondo. Lascia andare l'intersecarsi inutile dei pensieri ossessivi. Apri il campo all'intuizione. E sali in cima alla testa. Qui fluisci
fiducioso nel mare della vita. Sapendo che sei connesso, sostenuto, parte di un progetto che non conosciamo, ma che vale la pena di scoprire. Prendete un bel inspiro e se siete ancora distesi o nella vostra piccola nicchia,
Cominciate pian piano ad approfondire il respiro, a muovervi. Con i vostri tempi magari portarvi su un fianco. Stirarvi, sgranchirvi. Ancora, come vi svegliaste per la prima volta. E vi lascio il tempo per tornare seduti, sedute, sul vostro cuscino con le gambe incrociate o anche su una sedia se preferite, qualsiasi posizione che consenta alla colonna di essere bene eretta. C'è la vostra base che vi sostiene sempre, bacino, gambe. C'è lo stomaco morbido, il cuore che si può espandere, la testa che galleggia verso l'alto, tira la colonna verso l'alto. E le spalle sono basse. Gli occhi sono chiusi o socchiusi o potete fissare un punto lontano, indefinito, oltre l'orizzonte. E ascoltare il respiro che scorre. Il soffio vitale. Interessante che nello yoga la parola respiro, prana, è la stessa che indica l'energia vitale, la forza vitale. E noi mentalmente possiamo direzionare questo respiro. Perché possiamo direzionare il pensiero. Allora iniziamo a portare il pensiero alla base della nostra colonna vertebrale. Al centro del pavimento pelvico. Proviamo a respirare qua, o a immaginare di respirare qua, a dare qui questo nostro nutrimento. E chi conosce la respirazione Ujjayi, che è una respirazione rauca, che nasce dal fondo, un po' come l'onda del mare, la può praticare, altrimenti è un respiro calm. Che muove i petali di questo primo chakra, Muladhara Chakra. Risponde, si sensibilizza a un suono, che ora vi prego di ripetere mentalmente in silenzio, oppure a voce alta, e ne avremo uno per ognuno dei chakra. E dunque siamo lì a Muladhara, il primo chakra. E la vibrazione ha questo suono. Lam, 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 lam. E continuate a ripeterla. È un fiore di loto rosso che ha quattro petali. Il suo elemento è la terra e ha a che fare con il governo delle nostre paure, con gli attaccamenti inutili, quelli che ci fanno soffrire, alle cose materiali, ha a che fare col coraggio, con la forza, con la resilienza, con la stabilità. Poi saliamo, ci fermiamo un po' più su, appena un dito più su dell'osso sacro, sul lato interno. E qui risuona questa vibrazione. Vam, 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 vam. Lasciatela battere su questo luogo. Questo è il secondo chakra. Svadhisthana Chakra significa la città gioiello, un fiore di loto di colore arancio a sei petali, il suo elemento è l'acqua,
sua qualità è il piacere. E salite ancora. Portate il vostro respiro profondo e puntuale nello spazio dietro l'ombelico. Qui il suono è ram, 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 ram. Continuate a ripeterlo. Mantenere accesa e viva la fiamma. Manipura Chakra. Un fiore di loto giallo. A 6 petali. No, a 10 petali. Rappresenta l'amore senza aspettative. L'amore senza attaccamento. Il perdono. La compassione. Yam, 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 yam. E saliamo alla base della gola. Il fiore è azzurro. E a 16 petali. Il suo elemento è l'etere. Il suo suono è ham, 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 ham. La qualità è la chiarezza mentale. La libertà di espressione. E saliamo in cima alla testa. Ci fermiamo dietro gli occhi. Agnya Chakra. Il terzo. La sua qualità è l'energia mentale ed è un fiore di viola, di loto viola, con 2 soli petali. Il suo suono è Om. E più in alto ancora. Sahasrara. Il 7° chakra. A 1000, 10.000, 100.000 petali bianchi di luce. E dal punto più alto della testa inspiriamo verso un punto ancora più lontano ed espirando scivoliamo dentro il corpo lungo la colonna fino alla base della fino alla terra, fino alla base del corpo e ancora inspiriamo espandendo addome, torace, clavicole salendo oltre la testa espiriamo scivolando, affusolandoci verso il basso lungo la colonna. E così continuate. Inspiro, salgo, ascendo, mi illumino. Espiro, porto questa luce in ogni parte di me, fino alla terra. E continuate.
E ancora un profondo inspiro dal basso, luminoso e pieno fino all'alto. Fermiamoci un attimo a guardare in alto, magari ad occhi chiusi o socchiusi. E poi all'inspiro lasciamo scendere la vita attraverso di noi. Atterriamo dolcemente nel momento presente di questo luogo e portiamo le mani giunte al cuore con i pollici sfiorando lo sterno, sentendoci al centro del nostro cuore. Possiamo dedicare questa energia a coloro che amiamo, coloro che soffrono, il mondo intero, perché noi siamo il mondo intero. Consentitemi di chiudere con la formula finale e tradizionale della mia tradizione yoga, che in sanscrito significa: possa la luce sconfiggere tutte le oscurità. Jai Shri Satguru Maharaj Ki. Jai. E vi ringrazio. Grazie. Sara, prego. Grazie, Uma. Credo che venga a chiudere nel silenzio, per cui ci vediamo domenica. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie, Uma, per la pratica. Grazie a tutti. Quando volete potete fare end meeting e ci vediamo la prossima volta. Arrivederci.